per crescere sul campo e nella vita. È questo il titolo del progetto formativo destinato ai ragazzi del Bibbiano San Polo, ideato da Alessandro Marconi, patrocinato dalla Regione Emilia Romagna, rappresentata per l'occasione dal sottosegretario alla presidenza Gian Maria Manghi e dal consigliere regionale Stefania Bondavalli. L'iniziativa è appoggiata anche dal CRER, per il quale rappresenta la conferenza stampa di presentazione il vicepresidente Celso Menozzi, e sostenuta dalla contabile, in particolar modo da Dino Cagnoli, socio dell'azienda di Via Cafiero, dove si è tenuta la conferenza stampa. Fra gli ospiti c'erano anche i sindaci di Bibbiano e San Polo, rispettivamente Andrea Carletti e Franco Palù, oltre al direttore generale della Reggiana Calcio, Vittorio Cattani, e ovviamente al padrone di casa, Gianni Del Rio, presidente del Bibbiano San Polo. L'idea nasce dall'assenza prolungata della presenza fisica dei ragazzi nei vari contesti sociali a causa del Covid, una situazione dalla quale deve nascere un desiderio di socialità positiva, e il progetto per crescere sul campo e nella vita è proprio finalizzato al raggiungimento di tale obiettivo. Il Bibbiano San Polo, con un contributo della contabile, ha messo a disposizione 600 euro di buoni studio per ogni fascia di età dei ragazzi tesserati per la Società della Valdenza. 300 al primo classificato, 200 al secondo e 100 al terzo per ogni annata dai 2005 al 2009, oltre alle ragazze del calcio femminile. I criteri per assegnare questi riconoscimenti a fine stagione saranno i seguenti: minor numero di assenze agli allenamenti, maggiore attenzione e applicazione durante le sedute. Ciò significa che anche un ragazzo che ha inferiori doti tecniche rispetto ad altri avrà la possibilità di vincere ugualmente il premio, mettendoci il massimo dell'impegno. Inoltre, tra i parametri verrà considerata la media voti scolastica, da valutare nel giugno del 2022, e come ultimo parametro, per stimolare il volontariato del quale le società hanno sempre più bisogno, verrà valutato l'impegno da parte dei ragazzi che partecipano al progetto nel prendere parte ad un allenamento a settimana della squadra special, ossia la formazione dei giovani diversamente abili, che sta dando così tante soddisfazioni al Bibbiano San Polo e soprattutto ai protagonisti della stessa squadra, che stanno ritrovando nel calcio tanta voglia di vivere, di fare sport e di stare assieme. Sentiamo a tal proposito una battuta di Gianni Del Rio. Come presidente del Bibbiano San Polo sono veramente orgoglioso, perché inizia un percorso di futuri progetti. Sono molto contento, soddisfatto di aver avuto, oltre che al sostegno dei nostri comuni, di San Polo Dense e di Bibbiano, soprattutto il sostegno della Regione, che fin dal primo incontro sia il vicepresidente Manghi e anche Stefania ci hanno appoggiato e abbiamo condiviso insieme all'azienda, la contabile di Reggio Emilia, questo piccolo progetto che vuole essere di stimolo per tutti gli altri sport e, perché no, venga migliorato in quelle che possono essere delle peculiarità particolari e che magari possa coinvolgere altri sport che non siano il calcio, pallavolo, pallacanestro, qualsiasi, perché dobbiamo cominciare a coinvolgere i nostri giovani su molti valori che purtroppo sono stati persi.